DRS è l'acronimo di Drag Reduction System, sistema di riduzione del carico aerodinamico. Le ali posteriori delle monoposto sono progettate per aumentare il carico aerodinamico, deportanza, favorendo la stabilità dell'autovettura in curva. Sul rettilineo le stesse ali creano una resistenza aerodinamica elevata tanto da influire sulle prestazioni della macchina. Una parte dell'alettone posteriore è costituita da un flap mobile che, una volta aperto, riduce drasticamente la resistenza permettendo all'auto una migliore accelerazione e velocità massima. Lo scopo principale dell'introduzione di questo dispositivo è quello di facilitare i sorpassi. Viene anche usato nelle sessioni di qualifica per aumentare la velocità. Il DRS può essere attivato dal pilota tramite un pulsante sul volante. Il sistema sarà disattivato dall'elettronica di controllo la prima volta che il conducente utilizza i freni. Può essere usato liberamente durante le prove libere e le sessioni di qualifica, ma solo allo scopo di migliorare le opportunità di sorpasso durante la sessione sprint e la gara. Il DRS può essere utilizzato dal conducente solo in tratti di circuito predeterminati, e se è a meno di un secondo dietro un'altra autovettura, in uno dei punti di rilevamento anch'essi predeterminati. Detection point, che precedono l'area di utilizzo. In alcuni casi un solo detection point può essere utilizzato per due aree di attivazione successive ravvicinate. L'abilitazione all'uso avviene: 1. Nelle gare sprint, dopo aver completato un giro dopo la partenza. 2. Nelle gare, dopo aver completato due giri dopo la partenza o dopo un periodo di safety car. Per garantire la sicurezza dei piloti il direttore di gara potrà, a sua assoluta discrezione, disabilitare tutti questi sistemi fino a che le condizioni di pericolo, pioggia, scarsa visibilità, safety car in pista, bandiere gialle esposte, incidente, non siano terminate.